Bentrovati all'edizione della notte del TG6, scontro politico che si fa rovente in Regione Abruzzo sulla sanità e in particolare sul project financing per l'ospedale di Chieti. Il Movimento 5 Stelle questa mattina ha sottolineato come anche l'ANAC, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, si occuperà della vicenda con un procedimento di vigilanza nei confronti della ASL Lanciano Vasto Chieti e della Regione Abruzzo, procedimento aperto proprio su segnalazione del Movimento 5 Stelle. Nei giorni scorsi anche Forza Italia si era detta contraria al project financing, spiegandone le motivazioni, ma andiamo ad ascoltare cosa pensano su questo argomento il Movimento 5 Stelle nel servizio di Paolo Renzetti. Consigliera Marcozzi, parliamo del project financing. Perché avevate chiesto l'intervento dell'ANAC e questo intervento è arrivato? Perché è stata aperta una procedura di controllo sull'operato della regione? Sì, ANAC ha aperto una procedura di vigilanza nei confronti della ASL di Chieti e nei confronti della regione in merito e grazie alle nostre segnalazioni. Cioè ANAC ci ha dato ragione quando dicevamo che ricorrere al project financing per la realizzazione di ospedali poteva essere un pericolo per le casse regionali e solo un vantaggio per il privato. ANAC riconosce fondata questa eccezione e apre un procedimento di vigilanza. Tra l'altro ANAC ci dà ragione anche su un altro aspetto, e cioè sul fatto che noi abbiamo sempre chiesto al Presidente D'Alfonso e all'Assessore Paolucci di valutare l'opportunità che la ASL costruisse il nuovo ospedale autonomamente, con un appalto autonomo, dunque facendo ricorso ai fondi per l'edilizia sanitaria nazionali ed eventualmente, se ce ne fosse stata la necessità, ad un prestito presso Cassa Depositi e Prestiti, cosa che non è mai stata ascoltata dal Presidente D'Alfonso. Oggi ANAC ci dice, con la missiva che ci è arrivata venerdì, che avevamo ragione e che questi aspetti debbono essere valutati con un maggiore approfondimento. Voi nel merito restate contrari al project financing? Assolutamente sì, io ci tengo a ribadirlo. Noi, il nostro non è mai stato un no ad un nuovo ospedale o una ristrutturazione dell'esistente, il nostro è un no alla procedura di finanza che grava eccessivamente sui bilanci delle ASL della regione, quindi sui soldi dei cittadini abruzzesi, e avvantaggia solo il privato. E a tutte queste polemiche non si è fatta attendere la risposta della Regione Abruzzo. Questo pomeriggio il governatore D'Alfonso e l'assessore alla sanità Paolucci hanno organizzato una conferenza stampa per dire la loro rispetto al project financing proposto dal gruppo Maltauro. Sentiamo. Presidente D'Alfonso, è partita da poco una procedura di vigilanza dell'ANAC per quanto riguarda il project financing. Questa notizia è stata resa nota questa mattina dalla consigliera del Movimento 5 Stelle, Sara Marcozzi. Lei ha parlato di ANAC raggirata da qualcuno, da chi e perché? Io ritengo che la Marcozzi sia nella più totale innocenza. Forse anche spensieratezza, e la ringrazio di questa attività ulteriormente documentale. Ho la percezione che l'ingegnere Filippo Romano, con questa triplice cartacea che ha inviato alla Regione Abruzzo, sia stato messo nella condizione, diciamo, difettosa dal punto di vista documentale, poiché primo abbiamo già dito noi l'ANAC, mettendo a conoscenza dell'ANAC circa l'intera procedura. Secondo, in ordine alla premura effettivamente resa da ANAC per quanto riguarda la consistenza del canone di concessione, che è l'elemento che è oggetto di grande lettura diligente da parte di ANAC in questo caso e in altri casi, noi siamo davanti ad una non proceduralizzazione, perché deve essere ancora qualificato il proponente come promotore, deve essere ancora tenuta la gara, come è notorio per tabulas, e il fatto che l'ingegner Romano arrivi a richiedere gli atti di gara, i verbali di gara, mi fa pensare che qualcuno lo abbia raggirato, tant'è che io il 26 sarò da lui per ricostituire l'integrità della sua posizione lavorativa, facendo in modo che il flusso documentale sia corretto e magari anche l'accompagnamento orale, che a volte segue rispetto all'invio documentale. Da quello che ho letto io, da questi tre fogli di carta di ingegner Romano, sembra quasi che si sia già tenuta tutta la procedura, qualificato il promotore,
tenuta la gara d'appalto, stabilita la quota come canone di concessione. Tutto questo non c'è stato ancora, c'è stata una delibera di giunta nel 2016 che ha esattamente dettagliato cosa fare per il pieno rispetto del pubblico interesse, quivi comprendendo anche il massimo del contenimento del canone economico, che se dovesse servire deve essere minimale per consentire la copertura economico-finanziaria di questa notevole massa di lavoro che noi riteniamo essere necessari lì all'importante presidio ospedaliero della città di Chieti. Noi procediamo speditamente, ci si danno 30 giorni per riscontrare i documenti, noi impieghiamo 30 minuti a partire da questa conferenza stampa. Nei prossimi giorni sarà pubblicato un bando che prevede l'acquisizione al patrimonio pubblico di mobili di proprietà privata che saranno messi a disposizione dei terremotati. Il bando è stato presentato questa mattina sempre nella sede della Regione Abruzzo di Pescara. Vediamo. Riduzione del consumo di suolo, migliori condizioni abitative per chi ha perso la propria casa a causa del sisma, consistente risparmio per le casse pubbliche. Sono i punti fondamentali dell'avviso che sarà pubblicato nei prossimi giorni per l'acquisto di unità abitative da utilizzare per l'emergenza a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi. Il bando è già stato approvato dalla Giunta regionale e punta a minimizzare il ricorso a strutture abitative provvisorie, favorendo invece l'acquisto di immobili da assegnare ai terremotati. Gli appartamenti dovranno avere una superficie compresa tra i 30 e i 95 metri quadrati, essere in regola con la normativa urbanistica e igienico-sanitaria e non essere mai stati abitati. Tra i requisiti preferenziali del bando c'è inoltre l'ubicazione nei 23 comuni del cratere sismico o nell'area immediatamente a ridosso dello stesso. Attualmente, sottolinea il presidente della Giunta regionale D'Alfonso, abbiamo richieste per 339 strutture abitative provvisorie per un costo di 36 milioni e mezzo di euro. A queste se ne dovrebbero aggiungere, secondo le stime, altre 200 nel territorio comunale di Teramo per altri 20 milioni di investimento. Si tratta di ingenti risorse che possono essere invece impiegate per acquistare alloggi nuovi e definitivi, appartamenti che una volta conclusa la ricostruzione confluiranno nel patrimonio edilizio delle ATER e dei comuni. È la prima volta che viene utilizzato questo sistema nell'ambito delle emergenze legate ai terremoti. In passato infatti i privati venivano coinvolti solo per concedere in locazione i loro immobili. Palazzo Chigi, continua D'Alfonso, ha invece fortemente sostenuto questo tipo di soluzione per gli evidenti benefici che ne derivano anche in termini di velocizzazione delle procedure. In più, e non un aspetto secondario, si ha la possibilità di mettere in circolo oltre 50 milioni di euro per movimentare l'economia nei territori duramente provati dalle calamità. Ed ora una notizia di cronaca giudiziaria: tutti prosciolti gli imputati del processo Maremonti, tra i quali l'attuale presidente della Regione Abruzzo Luciano D'Alfonso e gli imprenditori Carlo Alfonso e Paolo Toto, per intervenuta prescrizione. Restano in piedi gli illeciti amministrativi che chiamano in causa le società e gli enti coinvolti. Il processo verte essenzialmente sulla mancata realizzazione della strada statale 81 nell'area Vestina, la cosiddetta strada Maremonti, e sulla perizia di variante approvata dalla provincia di Pescara, allora presieduta da Luciano D'Alfonso, che secondo l'accusa avrebbe favorito i Toto, permettendo loro la realizzazione della strada senza le necessarie autorizzazioni all'interno della riserva naturale del lago di Penne. L'inchiesta risale al 2008, vedeva l'attuale governatore abruzzese accusato di falso e truffa per fatti riconducibili al suo carico quando era appunto a capo dell'ente provincia tra il 95 e il 99. In base all'impianto accusatorio delineato dal PM Gennaro Varone, l'appalto per la realizzazione della strada Maremonti sarebbe stato stravolto con l'obiettivo di renderlo vantaggioso per l'impresa Toto Costruzioni. Gli altri imputati, assieme ad Alfonso e agli esponenti della famiglia Toto, erano accusati a vario titolo di corruzione, truffa aggravata, falso ideologico e concussione, ed erano il progettista della strada Carlo Strassil, il responsabile del procedimento ed ex provveditore
alle opere pubbliche della Regione Toscana Fabio De Santis, il commissario straordinario Valeria Olivieri, il membro del CDA della Toto Costruzioni Cesare Ramadori, il direttore dei lavori Paolo Lalli, il dirigente dell'ANAS Michele Minenna e Angelo Di Ninno, funzionario incaricato della provincia di Pescara di valutare l'incidenza ambientale della variante. L'udienza è stata aggiornata al prossimo 30 maggio. Ed ora passiamo alla crisi politica al comune di Teramo. Dopo le dimissioni della scorsa settimana, il sindaco Brucchi sta elaborando una proposta politica su alcuni specifici argomenti che possano mettere d'accordo anche i dissidenti. Un patto di fine consiliatura che prevede una giunta a 5 assessori con ingresso di tecnici e poche rinconferme rispetto a quella attuale. Il servizio di Tania Bonici Castelli. Dopo le dimissioni rassegnate venerdì scorso, il sindaco Brucchi si è preso qualche giorno di riposo in campagna per riflettere e lasciar riflettere soprattutto i dissidenti sulle ripercussioni negative che un commissariamento comporterebbe alla città di Teramo. Ma il tempo stringe, poiché l'ultimo giorno utile per ritirare le dimissioni sarà l'11 maggio e dunque Brucchi presto inizierà una serie di consultazioni per tentare di ricomporre una maggioranza coesa su pochi punti programmatici di fine consigliatura. E veniamo i numeri. I temi sui quali convergere potrebbero essere tre: ricostruzione pubblica e privata, realizzazione di poli scolastici antisismici e la necessaria approvazione del bilancio. La nuova giunta potrebbe essere formata da 5 assessori o al massimo 6, la metà costituita da tecnici e l'altra da politici, e si parla di pochissime riconferme. Una proposta complicata che il sindaco Brucchi dovrà elaborare in questi giorni e che dovrà far digerire a chi in consiglio comunale non lo vota più. La carta della responsabilità da addossare all'opposizione non sembra stia dando buoni risultati. In fondo a litigare per poltrone ed incarichi in questi ultimi 2 anni è stato il centrodestra teramano, che alla fine è imploso su se stesso. Brucchi promette pubblicamente che non subirà pressioni o ricatti da alcuno in questa fase di ricomposizione, il che fa immaginare difficoltà insormontabili. Se alla fine dei giochi i numeri non dovessero tornare, almeno lui ci avrà provato. In città arriverà il commissario e il sindaco sarà pronto e disponibile ad accettare una candidatura al Parlamento per Forza Italia. Una storia che vede tutti i protagonisti, tranne i cittadini di Teramo. Adesso invece ci spostiamo all'Aquila, dove questa mattina è arrivata l'onorevole Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale, per sostenere la candidatura a sindaco per la coalizione di centrodestra dei Pierluigi Biondi. La Meloni ha anche effettuato un giro nel centro storico dell'Aquila per così osservare da vicino la ricostruzione della città ferita dal terremoto. Vediamo il servizio. Dopo aver rimandato la sua visita per opportunità politica, mentre ancora si trovava la quadra nel centrodestra, oggi è finalmente arrivata all'Aquila Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia per consacrare la candidatura unitaria del centrodestra dell'Aquila su Pierluigi Biondi alle prossime elezioni amministrative. La Meloni ha ricordato l'intervento del governo Berlusconi e la celerità del post-sisma, confrontandolo ai ritardi e alle disfunzioni che le popolazioni del centro Italia stanno oggi subendo. Abbiamo trovato l'unità del centrodestra proponendo sostanzialmente il candidato che poi aveva, diciamo, più capacità di aggregare, di aprire e di rappresentare una simbologia che è importante per me, come è importante per la Lega, è importante soprattutto per Berlusconi, per il lavoro che ha fatto qui. Pierluigi riusciva ad aprire anche una serie di esperienze civiche, è andato anche oltre i confini del centrodestra tradizionale, era un sindaco di un comune che, insomma, è stato il comune che ha visto più vittime allora rispetto alla popolazione durante il terremoto, quindi è una candidatura che noi abbiamo proposto, che alla fine è risultata quella più convincente, senza nulla togliere agli altri candidati che pure erano degli ottimi candidati, ma devo dire che in questa tornata siamo stati bravi su tutto il territorio nazionale a trovare delle soluzioni partendo dal territorio, partendo dalla proposta più convincente, senza egoismi di partito che imponessero un candidato sugli altri, e così è stato sull'Aquila. Giorgia Meloni ha poi fatto una passeggiata nel centro della città, visitando anche lo storico caffè dei fratelli Nurzia.
Questo è il servizio di Germana D'Orazio, andiamo avanti con il nostro giornale, restiamo sempre alla pagina politica ma ci spostiamo a Silvi dove è terminata l'esperienza amministrativa del sindaco Comignani con le dimissioni di 9 consiglieri tra cui uno ed è quello decisivo del Partito Democratico e si tratta di Arlini, dunque a Silvi arriverà il commissario prefettizio. Sentiamo l'intervista al capogruppo di Silvi 2024, il gruppo che ha dato vita alle dimissioni, parliamo di Del Vecchio, intervistato da Paolo Renzetti. Siamo con il consigliere del comune di Silvi, Antonio Del Vecchio, a poche ore dalla fine della giunta Comignani a Silvi. E lei è uno dei 9 consiglieri che si è dimesso, ora a Silvi arriverà il commissario. Il perché di queste dimissioni? Allora, il perché di queste dimissioni diciamo che noi l'abbiamo fatto anche con molta tristezza, perché era un progetto su cui noi avevamo creduto 3 anni fa, che però durante questi 3 anni è cambiato il sindaco, è cambiato il modo di amministrare, sono cambiati i progetti e quindi noi 2 mesi fa siamo usciti dall'amministrazione, dalla maggioranza, siamo andati in opposizione facendo un'opposizione costruttiva. Si è creata questa occasione nell'arco di 2 o 3 giorni, abbiamo aderito e quindi era giusto che questa amministrazione, dopo la nostra uscita, non essendo più una maggioranza elettorale che amministrasse il paese, doveva andare a casa, insomma, ecco, noi riteniamo nella logica democratica che se si vota un'alleanza fatta da noi con il PD, nel momento in cui si esce, non può, secondo noi, dal punto di vista di rispetto degli elettori, continuare ad amministrare. Si può parlare di fallimento della giunta Comignani? Ma secondo me sì, ma soprattutto fallimento nei progetti, nel modo di amministrare. Noi ci eravamo candidati 3 anni fa per cambiare il modo di amministrare, il modo di risolvere i problemi, il modo di portare le idee e i progetti, coinvolgendo i cittadini, facendo dell'associazionismo, facendo un bilancio partecipato, lavorando sui rifiuti, lavorando su un nuovo progetto di variante urbanistica ecosostenibile. Non è stato fatto nulla di questo. Solo il primo anno abbiamo amministrato in maniera, credo, diligente, l'ho detto anche in altre interviste, poi ci siamo fermati, abbiamo smesso di amministrare e di progettare la Silvi del futuro e ognuno ha pensato un po' un attimino ad accrescere il proprio consenso elettorale personale. Ora si andrà verso un commissariamento che potrebbe durare un anno, ma anche di più forse. Sì, credo che non si riuscirà a votare per quest'anno, credo che si andrà l'anno prossimo o primavera o forse non so se ci sarà l'accorpamento con le politiche, quindi penso un anno in cui possiamo lavorare e coinvolgere i cittadini in un nuovo progetto politico. A Pianella è stato inaugurato il nuovo palazzo municipale, simbolo della città del Pescarese. Tra l'altro l'intervento andrà a migliorare anche i servizi resi dall'amministrazione ai cittadini, il servizio di Vestina News. Sono tornate a suonare a Pianella le campane della chiesa di San Domenico in occasione della cerimonia inaugurale del ristrutturato palazzo municipale. Infatti i lavori appena conclusi hanno fatto sì che anche la torre campanaria tornasse a risplendere dopo decenni di abbandono. Il palazzo del XVI secolo del centro storico di Pianella fu un ex convento di frati domenicani. Un intervento strutturale ma non solo, visto che sono state riportate alla luce anche opere d'arte come la Vittoria Alata e il monumento ai caduti della Seconda Guerra Mondiale. Tanta soddisfazione per il sindaco di Pianella, Sandro Marinelli, che potrà contare anche su un'efficace funzione degli uffici. Riportiamo all'antico splendore quello che è l'edificio più importante della nostra collettività. Abbiamo ottenuto un finanziamento regionale nell'ambito dei fondi FSC 2013, cofinanziato dal comune di Pianella, un intervento per 1.100.000 euro che ci ha consentito di migliorare grandemente l'indice di resistenza sismica portandolo da 0,20 a 0,80, ma soprattutto di riportare al suo splendore questo stupendo gioiello architettonico dei secoli scorsi. E la funzionalità degli uffici ne beneficerà sicuramente, anche perché innoveremo da lunedì con un front office unico nel quale ci sarà la possibilità per l'utenza di trovare in un unico ambiente tutti i servizi comunali, anche con un sistema di prenotazione elettronico per evitare file di servizi. Implementeremo anche grazie a questo intervento l'apertura degli uffici anche al sabato mattina. Ed ora lo sport, si è giocato questa sera all'Adriatico Cornacchia nel posticipo di Serie A fra Pescara e Roma. Andiamo ad ascoltare le impressioni a caldo dei protagonisti nelle interviste. Vabbè, la mentalità mia penso che si è vista, nel senso che noi abbiamo
oggi costruito tante occasioni da gol che non abbiamo fatto in sei partite insieme. La fase offensiva magari ci è venuta perché attaccanti finalmente si sono mossi verso l'area di rigore. Su fase difensiva c'è da dire tanto, perché prendere tre gol in contropiede è brutta cosa, sapendo che giochiamo contro la Roma. Di solito la Roma trova le squadre chiuse, quindi c'è più difficoltà. Ma noi abbiamo tentato di giocarsela, e la Roma è ancora troppo più forte rispetto a noi. Questa è una retrocessione, insomma, quota Zeman possiamo dire al 10% o di meno secondo lei? Io sono venuto sperando che riesco a impostare un certo tipo di gioco e una certa mentalità. Per lungo tempo non mi è riuscito, poi a questa squadra manca quello che può fare gol. Mentre l'anno scorso c'era la Padula che ci ha risolto con 28 gol tante situazioni, noi oggi non abbiamo un Gilardino sano. È stata una partita che io temevo molto, perché poi sapevo di queste qualità che ha il Pescara, che ha, in base alle qualità dei propri calciatori, ma che poi il suo allenatore Zeman sa ancora di più caricarci sopra, perché quando attaccano gli spazi in taglio, quando hanno queste vampate, queste ripartenze cattive per attaccare gli spazi, l'ha visto la Juventus, l'ha visto il Milan, cioè gli ultimi tre risultati, aveva fatto due pareggi, una sconfitta con la Juventus, per cui si vede che fa il Crotone, si vede che fa l'Empoli, non sono risultati scontati, c'è il rischio di prenderla un pochettino alla leggera, invece hanno fatto molto bene, sono fatti trovare pronti sotto l'aspetto fisico, avevano preparato bene la partita, avevano preparato bene il vantaggio, poi in due o tre situazioni ci è andata a finire male, ma complessivamente è stata fatta una grande partita. Ecco, gli ho fatto complimenti all'interno dello spogliatoio, a parte che su 4-0 hanno un pochettino alleggerito, poi da un punto di vista di lotta, da un punto di vista d'aggressività, ma è una cosa anche normale, perché poi il Pescara ha spinto ancora più forte. Noi ci sentivamo ormai al sicuro, per cui è venuto fuori che abbiamo preso gol, del quale non mi trova molto, molto soddisfatto il fatto di prendere gol, però l'abbiamo preso e beh, festa finita. Ora scendiamo in Lega Pro, non è andato oltre lo 0-0 il Teramo contro la Maceratese, polemiche per un gol annullato a Speranza per fuorigioco, che probabilmente non c'era, per il mancato ingresso del baby Fratangelo ufficialmente per problemi alla schiena. Sono i risultati delle concorrenti a tenere viva la speranza di salvezza diretta dei biancorossi, che passerà ovviamente dalle prossime gare, a partire da quella contro il Parma. Allora andiamo a sentire insieme il servizio della partita. Nella sfida tutta biancorossa il Teramo fallisce un importante e decisivo match ball per avvicinare la salvezza diretta, con i playout ormai dietro l'angolo. All'Elbia Recina la gara fra la Maceratese e i biancorossi termina senza reti, con la squadra di Ugolotti che recrimina per un gol annullato a Speranza per un fuorigioco davvero molto dubbio. Si comincia con un minuto di raccoglimento per ricordare il ciclista marchigiano Michele Scarponi, scomparso tragicamente ieri in un incidente stradale. La Maceratese, alle prese con grossi problemi societari, presenta la
formazione annunciata con il 4-3-1-2 con Colombi Allegretti di punta. Nel 4-4-2 del Teramo Petrella gioca al posto dell'acciaccato Spighi, in avanti spazio alla coppia Barbuti-Sansovini. Al secondo Barbuti sul filo del fuorigioco serve al centro per Sansovini anticipato al momento della conclusione. La squadra di Ugolotti si lascia preferire per una maggiore fluidità di gioco e dopo una fase di equilibrio al 26esimo c'è una fiammata del diavolo con una sassata dai 20 metri dell'ex pescarese che mette di pochissimo al lato. La gara non regala grandi emozioni con le due squadre a fronteggiarsi soprattutto nella zona di centrocampo. Nel finale al 41esimo sui piedi di Colombi capita la più ghiotta delle occasioni per sbloccare il punteggio con l'attaccante marchigiano che va a concludere incredibilmente alto. L'ultimo acuto del primo tempo è ancora degli ospiti e sempre ad opera di Sansovini che prima del limite mira l'angolino mettendo ancora fuori di poco. Nella ripresa si riparte con gli stessi 22 di inizio gara e con l'equilibrio a farla da padrone. Al settimo si vede la squadra di casa con De Grazia che conclude fra le braccia di Narciso. Al decimo Ugolotti decide di operare la prima sostituzione mandando in campo Carraro per Petrella. Al 13esimo il Teramo trova il vantaggio con un gran gol al volo di Speranza, prima convalidato e poi annullato da Bertani di Pisa per un fuorigioco che in molti dalla tribuna non vedono. Al 17esimo Giunti richiama in panchina Colombi mandando in campo Palmieri, in gol nella gara vinta all'andata dai marchigiani al Bonolis. Il match si mantiene bloccato ed equilibrato anche se al 23esimo è De Grazia ancora ad approfittare di un pallone perso a centrocampo dagli abruzzesi andando poi a concludere di poco al lato. Al 27esimo arriva la risposta del diavolo con Sansovini che in scivolata in aria non riesce a dar forza alla sua conclusione. Passano due minuti ancora De Grazia fa correre un brivido alla difesa teramana. Ugolotti poi getta nella mischia anche Masocco per Di Paolo Antonio con il Teramo che tenta nel finale il tutto per tutto mancando però in concretezza e al 91esimo scoppia anche il caso Fratangelo. Scendiamo ancora di categoria, adesso andiamo in Serie D senza storie. Il derby abruzzese di giornata con tre gol nella prima mezz'ora, il San Nicolò regola la Vastese, si garantisce il terzo posto e continua ad inseguire la seconda posizione per la squadra di Favo. La stagione invece termina qui, il servizio di Ania Cantagalli. Un derby deciso nella prima mezz'ora di gioco. Finisce 3-1 la sfida del Bonolis tra San Nicolò e Vastese, con i biancorossi d'Aragona che pagano un approccio alla gara fin troppo gentile. Entrambe le squadre devono riscattare un KO casalingo nell'ultimo turno di campionato. Epifani deve rinunciare ancora a Petronio, oltre a Moretti, Pretara e Napolano, mentre dall'altra parte Favo ha il solo Romano indisponibile. La Vastese ha un approccio da dimenticare perché in meno di mezz'ora il San Nicolò mette in cassaforte il risultato. Per due volte Traini viene lasciato troppo solo in area. Nella prima occasione, dopo solo tre minuti, l'azione si sviluppa dalla sinistra e Di Benedetto serve centralmente il compagno di squadra, libero di indirizzare di testa alle spalle di Marconato. Al quarto d'ora è ancora Traini a far male ai biancorossi. Questa volta si passa dalle parti di Massetti, per poi finire con la doppietta dell'attaccante biancazzurro che sigla il 2-0. La Vastese non c'è ed il San Nicolò riesce a firmare anche il tris. Dagli sviluppi di un calcio di punizione, Mozzoni viene atterrato in area da De Cinque. Per il direttore di gara è calcio di rigore che trasforma dal dischetto Bisegna. I biancorossi provano a reagire d'orgoglio. Traini mura un tentativo ravvicinato di Bartoli e qualche minuto dopo Fiore ci prova dalla distanza ma il destro finisce di poco alto. Favo prova a riaprire la contesa inserendo un attaccante in più, Felici, e facendo uscire il difensore Bartoli. È il San Nicolò però ad andare ancora vicino al gol. La capocciata di Traini questa volta però trova Marconato. Nella ripresa i biancorossi provano a reagire. Timide proteste al 13esimo per un contatto tra Galizia e Ciotti, con il direttore di gara che lascia proseguire. Poco dopo Prisco ci prova dalla distanza con il portiere biancazzurro che alza la sfera in angolo, con la palla poi che sfiora anche la traversa. Galizia al 17esimo fa fuori diversi biancazzurri e mette in mezzo un pallone che attraversa praticamente tutta la linea di porta, senza che però nessuno riesca a segnare. I biancazzurri di casa si limitano poi a controllare una Vastese che fa sì possesso palla, ma che non riuscirà a creare grossi pericoli dalle parti di Ciotti. Nel finale invece Chiacchiarelli, ottima gara la sua, c'entra in pieno una traversa. Uno slalom dalla destra di Napolitano regala invece ai biancorossi il gol della bandiera. Per la Vastese è una sconfitta che chiude di fatto le speranze playoff, mentre il San Nicolò ha ancora due giornate per cercare di agguantare il secondo posto.
Già salvo il Pineto, cede l'intera posta al Monticelli che cerca lo sprint finale per il quinto posto. Inutile il gol di Pomante per gli adriatici. Roberta Di Sante. Il Monticelli espugna il Mariani Pavone di Pineto battendo per 3-1 la squadra di casa e tenendo così accesa la speranza playoff. Vince la squadra con le motivazioni maggiori, ma in campo è stata partita vera fino al 90esimo. Nelle fila del Pineto, in casacca nera, torna Mazzocchetti tra i pali, mentre a centrocampo Cacciatore prende il posto dell'infortunato Proietti. In avanti parte Palumbo. Dall'altra parte Stallone recupera in difesa dopo la squalifica il capitano Sosi, mentre in avanti il tridente composto da Negro, Giovannini e Pedalino. Dopo un minuto di silenzio in ricordo di Michele Scarponi, l'arbitro Cascone dà il via alle ostilità con le due squadre che si fronteggiano a viso aperto e i primi minuti scivolano via sul filo dell'equilibrio. Il primo vero sussulto al 19esimo quando Pedalino va in gol, ma la rete viene annullata per un fuorigioco parso dubbio. Il Pineto risponde al 26esimo con l'incursione di Cacciatore e la sfera che sfiora il palo. Passano due minuti e Pedalino dalla parte opposta non riesce ad impensierire Mazzocchetti di testa, mentre al 34esimo Marani si fa trovare pronto sulla conclusione dal limite di Mariani. Ma nel finale, proprio quando ci si appresta a rientrare negli spogliatoi sullo 0-0, Iotti vede Mazzocchetti fuori dei pali e si inventa una gran conclusione dalla distanza che si insacca alle spalle dell'estremo locale. In avvio di ripresa il Pineto spinge alla ricerca del pari. Al 7esimo un altro episodio da rivedere. Cacciatore dal fondo mette in mezzo un insidioso tiro cross, serie di batti e ribatti sulla linea con la sfera che poi viene allontanata dalla difesa. Per il direttore di gara la palla non varca la linea di porta. È il preludio al pareggio abruzzese che arriva un minuto più tardi con Pomante che di testa insacca sul traversone di Stacchiotti per un gol confezionato dalla difesa. Fase favorevole ai padroni di casa che al 12esimo provano anche con Ciarcelluti che se ne va tutto solo sulla sinistra e in diagonale impegna Marani. Al quarto d'ora però gli ascolani si riportano in vantaggio quando sugli sviluppi di un calcio piazzato Sosi rimette in mezzo dalla sinistra impegnando Mazzocchetti. Sulla respinta è pronto Giovannini che piazza la sfera all'altezza del secondo palo. Ora il Pineto subisce l'agonismo del Monticelli che nel frattempo ha saputo che la Fermana è avanti sulla San Maurese e cerca di chiudere la gara. Alla mezz'ora Pedalino spreca incredibilmente la palla del possibile 3-1 per gli ospiti che rischiano il pari al 44esimo quando sul traversone di Logoluso Sacchiotti riesce solo a sfiorare ma non ad imprimere la necessaria forza alla sfera per superare Marani e nel finale il Monticelli in contropiede chiude definitivamente i giochi con Negro che servito da Giovannini fissa il risultato sul definitivo 3-1, una vittoria che non vale il quinto posto per via della rimonta della San Maurese sulla Fermana nel finale ma che tiene aperta la corsa playoff. Sconfitta che non pregiudica nulla per il Pineto, al quale va dato atto di essersela giocata fino alla fine. Nel girone G nulla da fare per l'Avezzano che esce sconfitto ad Arzachena per 2-1. Senza gli squalificati Leto e Pollino, la squadra di Pino Tortora rende comunque la vita difficile alla capolista che passa in vantaggio alla fine del primo tempo grazie ad un calcio di rigore concesso per fallo di mano di Tariuk, la trasformazione è di Branicki. La vediamo in questo istante al nono della ripresa. I marsicani riescono ad arrivare alla parità grazie ad un'autorete del difensore Sbardella che svirgola un rinvio in fila nella propria porta. A metà del secondo tempo invece arriva il gol partita, lo sigla di testa Ayana. Su questo risultato l'Arzachena mantiene la vetta con un solo punto di vantaggio sul Monterosi a due giornate dalla fine del campionato. Domenica prossima ultima gara casalinga stagionale per l'Avezzano che ospiterà il Città di Castello. In conclusione una notizia di ciclismo perché si svolgerà domani, martedì 25 di aprile, con partenza ed arrivo a Tollo in Piazza della Liberazione, la 14esima edizione della Gran Fondo dei Colli Tiatini organizzati dalla ASD Cantina Tollo in collaborazione con il Comitato Axi Ciclismo di Chieti. 900 i cicloamatori iscritti per un totale di 11 regioni e 26 province rappresentate, 2 per
percorsi agonistici in programma, uno di 134 km con 2360 metri di dislivello e un altro di 90 km con 1480 metri di dislivello, che vanno ad aggiungersi ad un terzo tracciato di 32 km ma riservato soltanto ai cicloturisti. 16 comuni attraversati e ben 10 colli ad essere percorsi dalla carovana dei ciclisti. È tutto per l'edizione della notte del TG6, i prossimi appuntamenti con la nostra informazione sono domani alle ore 7 con la rassegna stampa mattino 6 e poi con le tre edizioni del telegiornale alle 14, alle 19 e alle 23. Grazie per essere stati con noi, vi auguro una buona notte.